Marcello, Sì? che cosa fai lì tutto tranquillo a guardare il telefono? E cosa dovrei fare? Agitarmi come te? Vabbè, ma non sono agitata, sono un po' emozionata. Nostra figlia ci presenta il suo primo fidanzato. E tu hai messo su tutto questo? Manco fosse il fidanzamento prima delle nozze, ma dai. Metteremo solo disagio a quel povero ragazzo. E poi anche quel vestito, dai, è troppo. Vatti a cambiare, Ma no, ma per una volta che voglio farmi bella, no, no. dai. Ma cosa credi? Nostra figlia e lui verranno con i vestiti in jeans e maglietta. Vabbè, quindi loro sono dei ragazzi, sono giovani. Sono arrivati. Ines, la porta! Ines l'ho mandata via. Apro io la porta. Ma come l'hai mandata via? Ma chi la serve la cena stasera? Ma La cena non la servirà proprio nessuno. Mettiamo tutto in tavola, come è normale. Sì, ti rilassa. allora, sei emozionato? Beh, più che altro un po' d'ansia, sai, per tutto. Stai tranquilla, ok? Ci sono io, non accadrà niente. Buongiorno ragazzi, Buongiorno. benvenuto Federico, giusto? Sì, giusto. Dai, vedo che avete portato vini, dolci, prego, prego. Grazie. Adesso. Il mio parquet! No, il mio parquet! Amore, tutto bene? Sì, grazie, sto bene. Marcello, dobbiamo subito chiamare Ines e farglielo pulire. Bisogna farlo lucidare. Sì, Ma va bene, va bene. non è neanche salutato il mio ragazzo, che tra parentesi si è fatto anche male. Quindi ora lascia stare questo parquet perché non è assolutamente importante. Ma amore, Alice ha ragione. Ora pensiamo alla salute del ragazzo. Come stai, Federico? Tutto bene? Tutto bene, grazie. Anzi, adesso vi aiuto a pulire, scusate. No, tu ora vai di là e ti riposi un attimo. Poi ci penso io. Dai, Federico, vieni che ti accompagno. Ce la fai? Sì. Andiamo. Alice, sei sicura che il tuo fidanzato sia un tipo a posto? Secondo me è arrivato qui già ubriaco, anzi, forse si droga. Ma che stai dicendo? Federico è un bravissimo ragazzo. Semplicemente soffre di epilessia, quindi capita che gli vengano questi episodi. Tutto qui. Ma come di epilessia? Sì, mamma, di epilessia. Ora, vai di là per favore, lasciami che pulisca. Ed ecco il caffè. Prego. Grazie, papà. Grazie. E così Federico, tu e Alice vi siete conosciuti nella stessa università, giusto? Sì, quando lei iniziava io stavo già consegnando la tesi, ma in un'altra facoltà. Ho studiato medicina. Questo è un sollievo, perché se anche tu avessi studiato filosofia, nessuno dei due avrebbe portato a casa lo stipendio. Giusto, cara? Mi sembra un po' presto per parlarne, no? Non è che vivono ancora insieme. Ma dai, era una battuta. Sì, che tipo di studi medici hai fatto, Federico? Mi sono specializzato con una tesi sulle malattie miocloniche familiari benigne e sulle malattie demielinizzanti. Inoltre sulle cure che si stanno studiando e che presto si potrebbero trovare. Più che un medico, sono un ricercatore. Ricercatore, interessante. Sì, ed anche un genio. Pensa che l'università era il più alto in graduatoria per i suoi voti. Sì, Però, complimenti. interessante. Anche se purtroppo ci sono malattie che forse non potremo mai curare, giusto? Quindi a volte è il caso di rassegnarsi. La cosa importante da fare sarebbe quella di rispettare gli altri e di lasciargli vivere le loro vite. Mamma, di che cosa stai parlando? Ma Alice, cosa sta succedendo? Sta avendo una crisi. Papà, aiutami a farlo sdraiare. Amore, tutto bene? Tutto bene. Ok, respira. Papà, ma per Federico hai fatto il decaffeinato come ti avevo chiesto? Proprio non mi ricordo, ma mi sembra di averli fatti tutti uguali, perché? Perché a volte purtroppo succede così con la caffeina. Cosa vuol dire che succede così? Mamma, te l'ho detto prima! Federico soffre di epilessia! Mi spiace, proprio non lo sapevo io. No, scusate, è colpa mia, avrei dovuto dirglielo. Certo che avresti dovuto dircelo, anzi, avreste dovuto parlarcene prima, in modo tale che noi avremmo espresso immediatamente il nostro disaccordo in merito a questa relazione. Scusa? Se permetti, mamma, io sono un'adulta e sono completamente in grado di scegliermi le mie relazioni da sola, oltre che liberissima di farlo senza la tua approvazione e soprattutto senza la tua opinione. Tuttavia, siamo noi che ti stiamo pagando gli studi, che ti aiutiamo con la casa e ti aiutiamo ad arrivare alla fine degli studi. Quindi, se questa cosa continuerà,
saremo costretti a prendere dei provvedimenti molto seri. No, amore, prima di tutto non mi sembra il caso di parlarne in questo momento. Ora pensiamo alla salute del ragazzo. No, papà, lascia perdere. Chiamo un taxi e andiamo, ok? Pronto? Sì, ciao papà. Ah, io sto bene. Guarda, se stai cercando di farmi parlare con la mamma, lo sai che ti metto giù. Cosa? Come in ospedale? Arrivo subito. Che cosa succede? Non lo sappiamo. Tua madre non si è sentita bene. Stiamo aspettando il medico che arrivi. Ciao Fede. Ciao. Salve signora. Salve. Cosa dicono le analisi? Purtroppo tua madre ha la sclerosi multipla. La sclerosi multipla? Ma com'è possibile? Sì, solitamente questa malattia si presenta per la prima volta tra i 20 e i 40 anni, ma è possibile che abbia un esordio anche più avanti. Oddio. Non si preoccupi signora, farò di tutto per assisterla. Abbiamo sviluppato una nuova terapia sperimentale che sta dando degli ottimi risultati. Se le fa piacere, potremmo inserirla nel progetto e iniziare subito con le cure. Cos'è successo di preciso? Ma tua madre ha avuto una specie di crisi, gli girava la testa, muoveva gli occhi in maniera strana. Non lo so. Beh, sono sintomi comuni della sclerosi multipla. Vi darò alcuni consigli utili per gestire questi episodi. Perché lo fai? Come? Sono stata perfida con te. Mi sono comportata malissimo. Prima di tutto, sono un medico e ho fatto un giuramento. Fa parte della mia etica professionale. In più lei è la madre della donna che amo. E poi so cosa significa avere a che fare con tutto questo. Io ho sbagliato a giudicarti. Ho sbagliato a giudicare quello che hai vissuto. Ma io non capivo. Non potevo capire cosa significasse. Cosa si provasse ad avere un problema come il tuo e vivere una vita così. Tu non solo sei un bravo medico, ma sei anche una brava persona e un uomo raro. Mia figlia è fortunata ad averti. Alice, posso chiederti scusa? Potrei mai perdonarmi? Certo che ti perdono. Abbiamo realizzato dei videocorsi con il supporto di psicologi ed esperti in neuroscienze. Se volete scoprire di più, andate sul sito emotionalcoaching.com. E ovviamente se avete una storia da raccontare, condividetela con noi per ispirarci per i prossimi video.